Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un haul di tutte le cosette che ho preso durante i saldi. I saldi sono iniziati da un bel po', questo è vero, però diciamo che ho raccolto un po' di acquisti fatti in queste settimane, quindi volevo condividerli con voi. Il primo acquisto di questi saldi sono state queste scarpe. Le ho comprate innanzitutto Melissa Tani, che saluto, mando un bacione, e le avevo indossate durante i Face Awards, al che mi piacevano talmente tanto che le volevo anch'io, quindi sono andata durante i saldi a cercarle e fortunatamente c'era il mio numero di questo modello qua, che è nero. E c'era anche dorato e argentato. Sono fatte così. Sono praticamente dei sandali comodi, diciamo, visto che alla fine il tacco si riduce a una cosa così. Niente, sono nere, sono di camoscino con i laccini. E sono molto comode, carine, super perfette da mettere con qualsiasi outfit, anche casual, tranquillo, ci stanno un po' con tutto. Poi da Wycon invece, no, questo non era un acquisto in saldo, però vabbè, ho comprato un'altra palette, aiuto, un'altra palette vuota di queste qui, sì, no, così, yes, così. Sono praticamente palette per i refill, sono magnetiche, ci sta dentro di tutto, quindi qualsiasi ombretto refill che sia in alluminio. E niente, sono super comode e quindi ne avevo bisogno. Fanno sempre comodo, diciamo. Invece da H&M ho preso il collarino che sto indossando adesso, che come vedete costava solo 1 euro, quindi super affarone. Come vedete costava solo 1 euro. Dei H&M invece ho preso questo collarino che mi vedete indossato e come vedete costava solo 1 euro. Fantastico. Tra l'altro è bellissimo perché è elasticizzato e dietro il laccetto, la catenina è molto lunga, quindi in realtà è super comodo, non tira, non stringe, è fantastico. Sempre dei H&M ho preso poi questi orecchini che hanno praticamente delle tipo campanelline, ma non fanno rumore, cioè fanno rumore solo quando sbattono tra di loro. E stavano a 3 euro. Mi piacevano, sono carini, boh. Qualcosa di diverso, diciamo. Poi da Stradivarius invece ho preso questi due set di choker, che stavano entrambi a 1,90 euro l'uno, 1,90 euro, cioè tipo 2 euro. E niente, mi piacevano, soprattutto perché questi qua di vellutino non ne ho tanti. E quindi, come vedete, ce ne sono un po' di tutti i colori, poi stavano a 2 euro, quindi top. E invece quest'altro l'ho preso principalmente per gli altri due choker che avevo attaccati. E ve li faccio vedere. Uno aveva praticamente la croce messa in orizzontale, molto semplice. E l'altro invece è questo qui, che come vedete ha praticamente il ciondolino attaccato alla parte centrale rotonda. Quindi sta così, sostanzialmente. E niente, mi piaceva perché appunto ha il ciondolino, un po' diverso dal classico choker. Per quanto riguarda invece gli acquisti online da ASOS, ecco qua, ho preso praticamente una maglia e un corsetto. Allora, il corsetto stava a 24 euro doveva essere, dovrebbe essere 24 euro e non era scontato, però mi piaceva tantissimo perché come vedete fatto così è tutto elasticizzato e solo che ha praticamente il ferretto della coppa del seno, quindi è super, super sexy. E invece l'altra maglia che ho preso era scontata e veniva 30 euro ed è praticamente una maglia con lo scollo a barca, diciamo, così. Fatta così, ha tutti i volant qua, ha due file di volant e ha la stampa a fiori praticamente. E l'unico dettaglio particolare è il fatto che di qua ha praticamente la zip, quindi si può aprire e ha una vestibilità aderente, solo che io ho preso una taglia un po' grande. E perciò la zip mi fa un po' difetto, quindi penso che andrò a farla togliere. Invece, sempre un altro acquisto online, stavolta AliExpress, ho preso questa bralette
con le rose praticamente ricamate. E niente, carinissima. Mi sta a pennello. È un po' strettina dietro, ma è un XL, quindi più di questo non è che si poteva fare. E niente, non regge tantissimo, quindi non la consiglio a chi ha un seno molto grande. Però è super cute, quindi top. E costava tipo, non vorrei dire una cavolata, ma 2 euro l'ho pagata a 1,80 euro. Massimo, massimo 3 euro, quindi fantastica. Altro acquisto di saldi è questa magliettina che si porta sempre con le spalle scoperte. E la particolarità è il fatto che sotto è trasparente, voi non lo vedete, ma qui è leggermente trasparente. Ecco. E sotto praticamente la sua, il coprireggiseno e niente, pensavo di metterla per andare al mare, molto comoda e quel tessuto fresco, quindi acquisto per andare al mare. Sono andata da Mango, ho preso un po' di roba in saldo. Allora, questa maglietta di Pizzo ha praticamente le maniche lunghe, solo che sono a campana, come potete vedere. Non sembrerebbe il mio stile da come sono vestita stasera, ma insomma. È molto carina, mi piace soprattutto il fatto che ha le maniche così larghe a campana che io adoro. L'abbino infatti con dei pantaloni a vita alta perché appunto in vita diciamo scende larga, però messa all'interno dei pantaloni secondo me assume tutto un altro carattere. Allora, questa non ha più il prezzo attaccato, ma mi sa che era collezione nuova, quindi forse veniva 35 euro, ma mi sembra strano. Sempre da Mango ho preso questa magliettina e questa davvero era in saldo. Questa stava a 15,99 euro e io l'ho presa per 12,99 euro. Eccola qua. Ha sempre le maniche leggermente a campana. E anche questa si può portare o scesa sulle spalle oppure un po' più su, un po' più alta. È un crop top, nel senso che secondo me scende abbastanza corto, arriva alla vita ed è di questo colore arancione sparato, che è un colore che non metto mai e quindi fantastica perché metto qualcosa di diverso ogni tanto. Ho preso questi pantaloni, questi jeans elasticizzati, sono push-up, però vabbè, non è che io ne abbia bisogno. Mi piaceva il fatto che erano molto elasticizzati e abbracciano perfettamente la forma e le curve e hanno praticamente le ginocchia così rovinate. Invece alla fine è fatta così, con tutti i fronzolini che scendono. E questo costava 29,90 e io l'ho pagato 19,90. Per ultimi da Mango ho preso questi orecchini con le stelline che stavano a 10 euro e io li ho pagati 3 euro. Poi ultimo negozio è Primark. Per prima cosa, come lasciarle lì queste qui? Come facevo? Era impossibile. Tra l'altro c'erano di diversi colori e io ero tipo, oh mio Dio, le voglio tutte. E sono queste ciabattine qui col pelo, super carine, costavano solamente 6 euro, quindi non potevo lasciarle lì, troppo carucce. E praticamente il pelo è rosa chiaro, è bellissimo. L'unica cosa è che la taglia 40-41, avendo io un piede che è 40-41, è un po' piccolino, forse sarei andata col 42, quindi vi consiglio di provarle se andate là, perché se avete il numero più grande tra i due, vi consiglio la taglia superiore. Poi, siccome i pantaloni neri fanno sempre comodo, ho preso un altro paio di pantaloni neri semplicissimi, elasticizzati, con le 5 tasche, spoffici. Tra l'altro, vedete, sono stracomodi e sono super leggeri, quindi perfetti anche d'estate, visto che io li indosso praticamente tutto l'anno. E questi venivano 13 euro, quindi fantastico. Scavando tipo tra delle pile di indumenti ho trovato questo qui, l'ultimo unico da solo. Sempre un toppettino da portare appunto con le spalline basse. Ultima taglia tipo una 40, che mi sta un po' piccola, però in realtà ci sta. Allora, praticamente ha la parte elasticizzata sopra, dove andrebbe il seno, e poi le spalle, quindi è super comodo. E poi qua davanti, non so se lo vedete, ma ha questo dettaglio con i bottoncini, quindi molto carino, molto fresco. E questo veniva a 11 euro. Poi ho preso questi pantaloni della tuta, tipo, con scritto Girl Squad. Yes! E li uso praticamente come pigiama. E questi vengono 8 euro. Poi ho preso anche questa maglietta,
con scritto Babes with Power, e sostanzialmente mi piaceva perché ha la stessa scritta di Stranger Things, e allora mi piaceva un casino, perciò l'ho presa e veniva solo 2,50 euro, quindi cioè per dirvi, anche ad usarla come pigiama o per fare le cose in casa, va benissimo. Invece per quanto riguarda la sezione beauty, mi sono un attimo scatenata e ho preso un altro sacchettino un po' più piccolo, ma c'è dentro più roba, ve lo giuro. Ho preso questi due pennelli, che sono le copie spudorate degli Artist Brush, per applicare fondotinta e contouring, quindi prossimamente li userò in un video, vedremo un po' come funzionano, li metteremo alla prova. Sono super curiosa. Ah, questo l'ho pagato 4 euro e invece questo 6, quindi neanche male, ci sta. Nella sezione saldi invece ho preso questa decorazione per capoccia, chiamiamola così, che costava 4 euro e viene 1,50 invece. È sostanzialmente un gioiello da appoggiare sulla testa, ma questa parte qui cade sostanzialmente sulla fronte. E quindi è un gioiello un po' particolare. Ho preso anche queste ciglia finte, che in realtà sono ciuffetti, però costavano solo 1,50 euro, visto che sono ciuffetti tripli, li ho presi per il kit, non si sa mai, fanno sempre comodo, diciamo. Sempre da provare in un video, ho preso i lip patch cranberry, li proviamo insieme. Questi costavano 1,50 euro, e questa maschera per il viso. Questo è sempre 1,50 e le proviamo tutte insieme. E la parte bella di Primark è stato il fatto che avevano anche tipo le cassettiere trasparenti di plexiglass, e quindi ho voluto provare a prenderne una per vedere un po' come stavano vicino a quelle di Muji. Le cassettiere di Muji arrivano più o meno qua. Quindi sono decisamente più piccole e più basse. E queste costano decisamente di meno. Quindi top. La prossima volta che andrò da Primark farò scorta di queste cosette. Perché vengono solo 10 euro. Quindi fantastico. Quella di Muji con solo due scomparti mi viene forse 20 euro o 16, una roba del genere. Ma comunque questa è più grande. E dentro ha anche il tessutino antiscivolo. Quindi fantastica. Quindi questi sono stati tutti i miei acquisti del periodo di saldi. Se vi è piaciuto qualcosa lasciate una scritta nei commenti. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e noi ci rivediamo nel prossimo video.